aşırı belki bir şey yapalım bir türlü. Human'ın Türkiye'deki ilk soru sergisi. Dolayısıyla genel anlamda buradaki izleyicileri onu tanıtmak için bir genel soru ile başlayalım. Ve bu genel soru aslında şununla ilgili olacak. Sanatçı olarak form ve içerik olarak ne ilgilendiğini özetleyebilir miyim? E siccome il tuo primo modo da parte una mostra qua in stampo, dobbiamo chiedere, vuole sapere nella tua pittura la forma e quello che vuoi esprimere. Allora, il mio è un lavoro legato alla memoria, al passato, alla mia memoria, perché certo, le cose che mi sono successe, insomma, tutta una serie di cose. È un lavoro stratificato, di conseguenza tutti gli strati sono un ricordo, un qualcosa, partendo dalla pittura sotto, i rulli, le tappezzerie, i tessuti a fiori, le garze, fino ad arrivare all'ultimo passaggio che è la fotografia. La fotografia va a sigillo, a timbro di questa cosa, di questa matrice che io ho precedentemente dipinto. Dunque potrei dirti per sintesi che appunto è un lavoro di ricordi, di mie cose che vedo, e penso che anche Istanbul sia una città che mi ha fatto crescere, mi farà crescere. Userò il ricordo di Istanbul per metterlo nei prossimi lavori. Ok. E bu bağlamda şu an bir güncel dizisi, yani bu su dizisi nasıl bir bağlantı ve nasıl bir anlam taşıyor? Partendo di qua, questo concetto di acqua, che adesso è proprio stiamo anche nella Biennale, cioè, questo concetto di acqua, e adesso tu nell'acqua cosa vuoi farci capire? Cioè? Beh, il lavoro dell'acqua è estremamente nuovo e lo presento per la prima volta qua. C'era l'idea di fotografare questi corpi in un'assenza di spazio, dove c'era questa pressione dell'acqua, la pressione dell'acqua è maggiore, più forte di quella dell'area dove viviamo. Dunque l'idea di comprimere questi corpi nell'acqua, però rendendoli così eteri, così leggeri, non si vede il fondo, non vedi adesso, se ci scattassero una fotografia a noi qua, saremmo seduti, saremmo piantati per terra, se alziamo le mani tocchiamo il soffitto, per quanto l'acqua invece ti dà proprio tutt'altro, cioè le pareti esterne non ci sono, le laterali non ci sono, non c'è il soffitto, non c'è l'acqua. Però hai paradossalmente questa compressione d'acqua che ti stringe dentro questo involucro, che è un po' poi l'involucro del liquido amniotico di quando nasci, insomma, della pancia della mamma, cioè di quando sei bimbo, ritorni a uno stato. In verità anche lì c'è un ritorno. C'è un ritorno al passato. Certo, un ritorno al passato, anche qua, anche in questo caso. Şimdi onun, yani genel olarak bütün yapıtlara, serilere baktığımızda aslında çok çeşitli, çoklu bir övrüsü var Manuel'in. Ve genel olarak yani anı, memory, bazen arşivlemek gibi bir yaklaşım var. Bu dünya izliyor, görüntülüyor, kaydediyor. Ve farklı farklı içerik ve forma yaklaşımları var. Binaları gördük, peysajları gördük. Şimdi bu seride özellikle yani insan ve insan gücünün odaklanıyor. Yani mesela bu doğadan yani bu ağaçlardan insan ve insan vücut odaklanmasını nereden kaynaklanıyor? Bu geçiş nereden geliyor? O esaminato, dicevo, esaminato la sua cultura, il suo lavoro, ho visto che ha sempre espresso il passato, i suoi ricordi, sempre la natura, il paesaggio, c'è tutta questa storia. Però adesso vedo l'umano, la persona. Allora chiede, questo passaggio da dove, qual è stato il motivo?
motivo di questo passaggio dalla natura vuota oppure dal paesaggio alla persona? Com'è? Beh, sì. In quale punto è? Sì, 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 sì. Indiscutibilmente c'è un cambio di rotta, perché prima c'era l'architettura, poi c'erano gli alberi, c'è tutta una serie di cose. Certo, l'uomo è completamente diverso, però nello stesso tempo penso che l'uomo possa essere ancora l'architettura, un viso, gli occhi, le simmetrie, le vene. Cioè, se penso alle vene dell'uomo, tutte queste parti, e se penso ai miei alberi, sono la stessa cosa. Gli alberi per me sono anche i polmoni, cioè mi dà un'idea di vita.